Amici di Battista 70 Phone, grazie al nostro amico Fausto, abbiamo avuto la possibilità di testare il nuovo Motorola Moto X Play, fratellino maggiore dello Style, rispetto al quale si differisce principalmente per il processore e per le dimensioni dello schermo. Questo è un 5 pollici 5 contro i 5 pollici e 7 dell'X-Style. Devo dire che comunque è molto ben assemblato, è un monoblocco, abbiamo una cornice metallica, il retro è in gomma, diciamo in plastica, con un ottimo grip, una bella texture. Devo dire che non è abbastanza grandicello e pesantuccio, pesa più di 160 grammi, però devo dire che comunque ha una buona ergonomia anche grazie alle forme arrotondate. Sì, insomma, quando lo andiamo a utilizzare devo dire che non è piccolo, però non è neanche poi gigantesco. In tasca, sì, insomma, è piuttosto grandicello, come possiamo vedere da questi jeans, mi sporge un attimo. Quando ci andiamo a sedere, sì, si sente, però, ripeto, grazie alle forme arrotondate non è particolarmente fastidioso. Processore è uno Snapdragon 615, un 8 core che stanno montando molti terminali e devo dire che ha delle prestazioni abbastanza discrete. 2 GB di RAM, questo modello 16 GB di memoria interna, espandibile, nano SIM, cam da 21 megapixel. Rispetto a quella dell'X-Style, non so se è una questione di fortuna, tra virgolette, di algoritmo o di situazioni particolari o di processore, devo dire che ha un pochettino più di difficoltà, soprattutto in interno, ha una definizione un pochettino inferiore. Teoricamente dovrebbe essere la stessa cam, non so se il processore o qualcos'altro vada a influire, però diciamo che la resa è leggermente inferiore. Per quanto riguarda l'autonomia, devo dire che è ottima, abbiamo una batteria da più di 3600 mAh, non ha dei consumi particolarmente elevati anche grazie al processore, di conseguenza autonomia ottima. Per quanto riguarda la ricezione, come X-Style, devo dire Motorola, non deve imparare niente da nessuno per quanto riguarda la parte telefonica e devo dire che si sente veramente bene, un ottimo audio e anche un'ottima ricezione, sempre molto stabile. Interessante il prezzo più basso che ho visto in rete è 319 euro. Comunque diciamo che si va dai 319 ai 350 circa e per un terminale del genere secondo me sono anche ben spesi. On board abbiamo al solito Android 5.1.1, ci sarà sicuramente l'upgrade a Marshmallow, d'altra parte Motorola ha sempre lavorato a stretto contatto con Google, è sempre stata tra le prime case ad aggiornare. L'interfaccia è praticamente stock, abbiamo qualche programmino Motorola tipo Assist, Migrate e quant'altro che già ben conosciamo. Insomma, nel complesso devo dire che come rapporto qualità-prezzo ritengo più interessante questo rispetto allo style. Poi vabbè, ognuno farà le proprie diciamo, le proprie valutazioni. Il display è un 5.5 con risoluzione Full HD, quindi anche una buona definizione, un bel display brillante. Insomma, devo dire che mi ha soddisfatto e poi ribadisco, il rapporto qualità-prezzo, a mio modo di vedere, è veramente molto interessante. Dai, spostiamoci ora al banco e vediamo come funziona. Vediamo com'è strutturato. Abbiamo una cam frontale da 5 megapixel, sensore di prossimità, luminosità, speaker frontale, altoparlante, jack, scusate, micro USB. Da questo lato non abbiamo nulla, qui abbiamo un ingresso per nano SIM e micro SD, è un unico carrello. Jack da 3,5, da questo lato tasto zigrinato del volume, comodo per trovarlo subito al volo, bilanciere del volume, cam da 21 megapixel con flash dual tone, qui abbiamo un'elegante scrittina Motorola. Come vedete dietro ha un effetto diciamo pelle, effetto comunque chiamatelo come volete, la cover è gommosa, quindi consente di avere un buon grip. Qui abbiamo il forellino per la riduzione del rumore. Devo dire che ha comunque una buona impugnabilità e una buona ergonomia, nonostante le dimensioni abbastanza generose. Abbiamo un 148x75x10,9 per un peso di 169 grammi. In ogni caso, devo dire che comunque, essendo arrotondato, diciamo, l'ergonomia non è assolutamente niente male. Andiamo ora a sbloccarlo, basta che lo alziamo, come vedete c'è l'ambient, andiamo a scorrere verso il basso.
ci si attiva. Abbiamo messo la luminosità a metà, dato che il display, un IPS, è davvero molto luminoso, ha un'ottima luminosità. Come possiamo vedere, abbiamo un'interfaccia praticamente stock, 9 minuti per arrivare in palestra, grazie, oggi non ci vado, molto gentile. Vi dicevo, l'autonomia è davvero notevole, arrivate a sera veramente senza alcun tipo di problema e con un uso anche piuttosto intenso, per cui guardate, se vi serve per lavoro ve lo consiglio assolutamente. La ricezione è davvero molto buona, andiamo a fare una chiamata al 133 come il nostro solito, sentirete anche l'audio davvero molto buono, dovrebbe essere già al massimo. Delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133. Lo sentite, un audio veramente di qualità, ben equilibrato, andiamo a sentirlo ad esempio nel solito nostro brano musicale. Come potete sentire, l'audio è di buona qualità, ha una giusta potenza, non elevatissimo, non va a distorcere, devo dire che così è l'ideale. Vediamo i nostri video, vediamo il nostro solito video di helicopter, lì c'è il video che ho girato con questo terminale, andiamo a metterlo di traverso, sì, lettore video, ci avviciniamo, tanto possiamo vedere anche la qualità del display. Suoni ben distinti. I bassi sono a mio parere ben dosati, andiamo avanti. Sentite come si sente bene. Ok, passiamo a vedere la parte fotografica. Ok, album. Sì, dai, dopo, adesso no. Nero non è un nero assoluto, però devo dire che non è assolutamente niente male, nonostante sia un IPS. Colori devo dire abbastanza equilibrati, vediamo qui leggerissima saturazione del giallo, ma veramente poca cosa, buon equilibrio nei colori, anche qui le pallette, il rosso è un rosso veramente buono, devo dire che potete vedere anche la definizione, non è assolutamente niente male, parliamo di 403 ppi, vediamo la nostra solita immagine campione, ci allontaniamo. Andiamo a portarla qui vicino, un attimo per la messa a fuoco, devo dire che si vede decisamente bene. Vediamo un po' come sono le foto. Le foto, ribadisco, è un po' strana la cosa, nel senso che dovrebbe essere la stessa cam, ma ho riscontrato delle differenze. Soprattutto in interno, ora qui va abbastanza bene, però ha una definizione non sempre buona. L'ho trovata un po', ecco, soprattutto qui ad esempio ha parecchio sgranato, cosa che non ha fatto lo style, qui si perde un po' i contorni, ma è una cosa normale. Qui invece nella foto più difficoltosa si è comportato bene, ha una cam abbastanza strana, nel senso, come stavamo dicendo nel blog, sembra che l'algoritmo ogni tanto faccia un po' quel cavolo che gli pare, ed è una cosa un po' strana, non so come mai. La cam è classica Motorola, Google, chiamatela quella che volete, con da questa parte la scelta e poco altro, ribadisco, full HD per quanto riguarda i video, 21 megapixel per quanto riguarda le foto. Devo dire, nel complesso è una cam più che sufficiente, anche quasi discreta, però non capisco come mai ogni tanto l'algoritmo si differenzi dall'altra che in teoria dovrebbe essere identica, non riesco a capire la cosa. Comunque vabbè, nel complesso devo dire che non ci si può lamentare, vi dicevo, la fluidità è sempre veramente molto buona. Andiamo a vedere come si funziona su internet, richiamiamo il solito nostro Sky TG24. Intanto vengono fuori tutte le mie ricerchine, okay. Sì, consenti, perché sennò va avanti all'infinito a rompere le palle. Ok, un attimo di tempo che andiamo a caricare, ovviamente il browser è Chrome, non ci sono altri browser installati. Ok, andiamo a vedere la versione desktop, devo dire che è anche abbastanza rapido nel rendering. Poi altre cose da dire, dotato di Bluetooth, GPS, radio FM, ingresso micro USB 2.0, vi dicevo, la batteria veramente molto capiente, più di 3600 mAh, per l'esattezza 3630. Insomma, devo dire che ha una dotazione hardware assolutamente niente male. E poi ribadisco, il prezzo, se cercate, si trova
anche a 319 euro, e che per un terminale di questo genere devo dire che secondo me sono anche ben spesi. Dovrebbe aver finito, vediamo la fluidità, molto buona. Un secondo che trona, ok, adesso anche il rendering è abbastanza immediato, doppio tap, pinch to zoom, il display risponde bene, un display di buona qualità, doppio tap ancora. No, ok, Chrome ormai funziona bene, non lo scopro di certo io. Se andiamo a vedere nelle impostazioni, non c'è niente di particolare, è praticamente stock, Touch and Pay, privacy Motorola, ID Motorola, ma poco altro. Come potete vedere è praticamente un Android puro, che può piacere, può non piacere, comunque vabbè, questo è. Vediamo ora come si comporta su Real Racing. La scheda video è un Adreno 405, vediamo un po', visuale dagli specchietti, buon audio, buona maneggevolezza, risponde bene, una buona precisione, devo dire che non è assolutamente niente male, anche l'audio di buon livello, come vedete assolutamente niente da dire. Nella parte ludica si fa il suo dovere. Ok, torniamo nella home, rientro anche abbastanza rapido, ma devo dire che questo processore che stanno utilizzando ultimamente, diciamo, sui terminali di fascia media, se così vogliamo dire, è interessante, ha delle buone prestazioni, i consumi non sono particolarmente elevati, insomma è comunque un 64 bit, è un 8 core, non ha un clock particolarmente elevato, però voglio dire, non dobbiamo fare cose particolari, per cui nell'uso quotidiano devo dire che va benissimo, come va benissimo questo smartphone. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.